pillole di Non Solo Suoni. La storia della musica passa da noi. Ben ritrovati, ci è capitato di accennarlo nei giorni scorsi, ebbene il coronavirus sta cambiando le nostre abitudini forzatamente a causa delle misure restrittive imposte per contenere il contagio da Covid-19 e lo sta facendo anche nel mondo musicale, che non è esente da limitazioni. La prima, lo abbiamo ricordato, è quella relativa ai concerti. I decreti del governo e le ordinanze comunali hanno vietato esibizioni live che prevedevano assembramenti di persone e così anche gli artisti, dopo le prime mobilitazioni via social di cui vi abbiamo parlato, come per esempio per Fiorello, Jovanotti, Vasco Rossi, Amadeus e altri che hanno esortato a rimanere a casa, ecco che si sono organizzati con concerti in streaming, esattamente come per Gianna Nannini, che ha dato appuntamento ai suoi fan il 12 marzo per un concerto in diretta sulla propria pagina Instagram. Non è l'unica artista ad avere pensato a questa modalità per tenere vivo il contatto con i propri seguaci, ma noi abbiamo scelto di parlare proprio di lei, ricordandola con un suo brano non recente ma molto apprezzato. Andiamo infatti al 1982 e a questa canzone intitolata Ragazzo dell'Est, contenuta nell'album Latin Lover. Il brano parla di un ragazzo polacco, incontrato veramente dalla cantante, in fuga dall'oppressione che c'era nel suo paese per viaggiare per l'Europa e non tornare nella sua Varsavia. Un ragazzo che è stato in Spagna, ma anche in Germania. La canzone è un inno alla libertà e alla vita un po' bohemienne e un po' on the road, oppure anche alla vita randagia che forse, insomma, questo ragazzo sta conducendo. Ricordiamo allora le prime strofe. Tu che guardi verso di me, hai visto i tori nel sonno ed hai lasciato Madrid. Stai nei miei occhi e raccogli le sirene e gli inganni del tuo sogno che va. Tu ragazzo dell'Europa, tu non perdi mai la strada, tu che prendi a calci la notte, bevi fiumi di vodka e poi ti infili i miei jeans, tu cominci sempre qualcosa e mi lasci sospesa e non parli di te. Tu ragazzo dell'Europa, tu col cuore fuori strada, tu che fai l'amore selvaggio, trovi sempre un passaggio per andare più in là. Viaggi con quell'aria precaria, sembri quasi un poeta dentro i tuoi boulevard. Così appunto la Nannini nel 1982, quando era al suo quinto album e iniziava la collaborazione con Connie Plank, un genio dei sintetizzatori e produttore tra gli altri anche degli Ultravox e degli Eurythmics. L'album è presente nella classifica dei 100 dischi italiani più belli di sempre, secondo Rolling Stone Italia, alla posizione numero 71. Questa è la canzone che vi proponiamo oggi.